Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante. Noi faremo una simulazione. Abbiamo fatto un grande errore. Noi nel tempo abbiamo creato un database dei nostri clienti, nome e cognome, ma non abbiamo mai inserito il sesso, cioè la lettera M per maschio e F per femmina. Noi ammettiamo che questo database sia molto lungo e questa operazione manuale sia molto gravosa. La dobbiamo fare perché dobbiamo produrre delle routine o delle subroutine che a seconda che ci sia scritto F per femmina, M per maschio, succeda qualcos'altro. Ammettiamo che dobbiamo inviare delle lettere soltanto alle femmine. Come si fa? Allora, quello che noi abbiamo fatto, abbiamo scaricato e un pochino ritoccato una lista di nomi maschili, vedete, in comma separated value, cioè separato dalle virgole. Allora, noi che cosa facciamo? Facciamo tasto destro e l'apriamo con LibreOffice Calc. E vedete che ci dice qual è il tipo di, diciamo, di separazione, non è la virgola, è la tabulazione, lo capiamo dalla presenza di questa freccina qui, quindi indichiamo tabulazione, ecco che vengono due colonne, una per il codice, una per i nomi, poi se vogliamo essere precisi nella colonna nomi, cioè ci mettiamo in formato testo e facciamo ok. Adesso noi che cosa abbiamo? Abbiamo una lista di nomi maschili. Quello che possiamo fare è fare una piccola formula con una funzione in cui si dica che se il nostro nome non è qui bisogna mettere F, se è qui bisogna mettere M. Allora noi che cosa facciamo? Questa lista, noi clicchiamo qui, no? Nomi maschili, facciamo tasto destro, copia, andiamo nel nostro altro documento e la incolliamo qua. Tasto destro e facciamo incolla. Ed ecco che abbiamo la lista. Allora noi qui ci dobbiamo scrivere F, per esempio se è una donna, e M maiuscolo se è un uomo. E poi con la stamponione, ad esempio, mandiamo le lettere soltanto ai maschi o soltanto alle femmine. Allora noi guardiamo un pochino come si comporta, per esempio, il cerca verticale. Allora facciamo così e vediamo che cosa ci risponde. Cerca.vert di che cosa? Noi cerchiamo, vedete che ci dice il criterio, del nome all'interno di questa colonna, poi ci dice in quale matrice, vedete c'è questa freccina che ci indica qual è l'argomento da mettere. Beh, la nostra matrice in realtà in questo caso è soltanto una colonna, quindi noi mettiamo, in realtà mettiamo $D, quindi la nostra, aspettate che ho scritto male, ho smosso con il mouse, $D, perché è una sola colonna. E poi ci dice qual è l'indice, ovviamente l'indice è 1 perché è una sola colonna e il risultato deve essere 0. Allora, vediamo che cosa ci dice il cerca verticale. Vedete che per esempio se il nome è di una donna e l'abbiamo cercato in una lista di nomi maschili, il risultato di questa espressione cerca verticale è ad esempio non disponibile. Allora noi dobbiamo trasformare questo non disponibile in F. Come si fa? C'è una funzione che è appunto valore non disponibile. Allora noi facciamo così, ci inseriamo all'interno di questa funzione, facciamo se, aperta parentesi, val.non.disp, e questo è il nome di che cosa? Di cerca verticale, d'accordo? E poi lo chiudiamo. Allora, se la risposta di cerca verticale valore non disponibile, che cosa significa? Che è una F, allora è una donna, punto e virgola, aperte le virgolette F, altrimenti punto e virgola, aperte le virgolette M. Chiudiamo e vediamo che cosa ci viene. Vedete che ci viene a tutti gli effetti F. Allora noi questa formula, no? Facciamo tasto destro, copia, e poi andiamo qui e facciamo modifica incolla speciale e lui ci chiede ma che cosa? Noi dobbiamo incollare soltanto la formula, vedete? Ci scriviamo formula, facciamo ok e ci dice M, e abbiamo sbagliato perché ovviamente gli abbiamo fatto confondere con lo spostamento di colonna tutti i riferimenti. Allora facciamo così, cancelliamo questa colonna, facciamo elimina colonna e qui ci scriviamo sesso, almeno l'abbiamo risolto bene, un attimo che lo scriviamo per bene, ecco qui. E dopo adesso che cosa facciamo? Propaghiamo questa formula doppio cliccando la maniglietta ed ecco che vedete che ci dice, per esempio, tutti i nomi azzeccati. Ovviamente qui lui continua perché è non disponibile con F, ma quindi lo possiamo cancellare e siamo riusciti ad associare al nostro database, vedete, Francesca è F, Giulia è F, Laura è F, Marco è M, Matteo è M, Roberto è M, eccetera, Giuliana è F.
Allora, rivediamo come abbiamo fatto. Noi avevamo una lista di nomi, per esempio, dei nostri clienti o di cittadini, ma non avevamo associato la dicitura FM, quindi era impossibile dire al sistema di mandare una comunicazione soltanto alle donne, soltanto ai maschi. Ammettiamo che ci troviamo in una ASL e c'è da fare un test, per esempio, soltanto per le femmine. Abbiamo scaricato una lista di nomi dei maschi e quindi in negativo, se il nome non è presente qui dentro, significa che è una femmina. Con cerca verticale abbiamo visto che quando cerchiamo un certo nome in una matrice che è di una singola colonna, se non lo trova ci dà la dicitura non disponibile. Siamo andati a vedere che cosa ci potevamo fare con questo non disponibile e abbiamo trovato appunto la funzione valore non disponibile e l'abbiamo nidificata dentro un se. Quindi se il risultato della cerca verticale di questi nomi qui all'interno di questa colonna è un valore non disponibile, punto e virgola F significa che non è un uomo e una donna, altrimenti M. Ed è così che l'abbiamo risolta. A questo punto, per esempio, questa colonna qui la possiamo eliminare, è una colonna di lavoro. Facciamo così: prima copiamo e mettiamo soltanto i valori, selezioniamo, facciamo copia e ancora una volta facciamo modifica, incolla speciale. E gli diciamo soltanto i valori, vediamo se lo troviamo perché non incolla tutto, noi non vogliamo soltanto il testo. Ok, ed ecco che ce l'ha messo. Quindi noi possiamo, adesso non abbiamo più, vedete la formula, ma abbiamo soltanto il valore, facciamo tasto destro, elimina colonne, tasto destro, elimina colonne, così l'abbiamo risolto. E qui ci mettiamo sesso ed ecco che l'abbiamo fatto. Finalmente noi possiamo adesso lanciare delle routine utilizzando per esempio nella stampa unione questo criterio come criterio di ricerca. Quindi abbiamo nidificato un cerca verticale che dava come risultato valore non disponibile all'interno di una funzione, la funzione valore non disponibile a loro volta all'interno di una funzione se. Bene, grazie a tutti per aver seguito questo video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.